Saione Mob segna la rinascita del quartiere cittadino. Tra mercato delle pulci e tante altre iniziative, la domenica è scorsa via come una grande festa. Sì, il mercato torna a casa, anch'io torno a casa perché poi alla fine sono di Saione, qui ci sono nata e cresciuta, quindi siamo anche contenti che sia un ritorno fatto di tante persone che conoscevamo e di tante realtà con cui già collaboravamo anni fa. Voglio infatti fare il nome dell'Associazione Donne Insieme, Pratica, Imago, Campagna Amica, il CLA, il Velocipide, il CAS del Pionta, i soci COP, insomma hanno tutti collaborato a questo evento e credo che questo sia l'aspetto veramente più incredibile. Questa rinascita, questo rilancio è stato voluto tantissimo dalla popolazione, dalle scuole, dagli esercenti, da tutti i cittadini che la vivono, e Oxfam Italia ha avuto questa grande opportunità di sostenerlo all'interno di un progetto che è nato e che ha il suo centro, il suo focus sulla scuola, ma che poi è una scuola che si deve aprire al territorio. Ecco, questa è la giornata che celebra l'incontro della comunità con la scuola. Un quartiere è una zona importante di Arezzo dal punto di vista commerciale e dal punto di vista delle attività ricettive. Confcommercio nel passato ha fatto eventi, quindi anche oggi volevamo essere presenti con le nostre attività e i nostri imprenditori. In particolare in questa giornata infatti i nostri imprenditori su iniziativa di Mani in Pasta organizzano il Prima Pasta Day, un'iniziativa che cerca di far conoscere la tradizione aretina, tradizione della regione toscana attraverso la pasta fatta in casa. Ci sono il laboratorio che dà direttamente sulla strada, al di là del palato è anche una bella sensazione vedere la trasformazione attraverso le mani. Tanta gente, tanti sorrisi e tanta voglia di stare insieme. Unica nota stonata, l'assenza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che tutti si aspettavano di vedere. A rappresentare l'amministrazione comunale, l'assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi. Questo è il definitivo riscatto di Saione. Da oggi chi parlerà di Saione come il Bronx sarà smentito dai fatti. Lo era già ieri, ma ha maggior ragione oggi. Saione è un quartiere vivo, è un quartiere bello, è un quartiere vivace, è un quartiere multietnico, è un quartiere che ha problemi, né più né meno che tante altre zone della città. Il protagonista sono i banchi del Mercatino delle Pulci, però credo che le attività comunque del quartiere, insomma, ne traggano sicuramente beneficio, sicuramente pubblici esercizi, ma anche i negozi che hanno deciso di stare aperto. È comunque un'occasione per far vedere i propri prodotti, per essere comunque una vetrina in un giorno in cui direi che la gente non manca, quindi penso sia una bella occasione. La speranza adesso è che questa iniziativa non sia isolata, sarebbe davvero un peccato.